Buongiorno a tutti da Valerio Rossi di VR Finanza Smart Education School. Con questo mio video di aggiornamento e di analisi per quanto riguarda Bitcoin, vediamo cosa è successo nelle ultime ore, soprattutto nella giornata di oggi, rispetto ovviamente al precedente. Vediamo subito il grafico. Il grafico, come potete vedere, dà una quotazione oggi 20 agosto 2024 ore 10:35 a 60.709. E questa mattina, ovviamente, dopo aver sempre fatto una lateralizzazione, si dice dal punto di vista tecnico, nel senso che non era estremamente indeciso se riprendere, come vedete, qua il giorno 14 agosto, che era andato 61.700. Più o meno, diciamo, si è riposizionato sullo stesso livello, facendo alti e bassi, come la natura di Bitcoin e dei mercati finanziari in generale, in particolare ovviamente nel mondo delle criptovalute. La volatilità, come ho sempre detto in passato, è un fattore proprio intrinseco, un fattore proprio tipico di questi tipi di mercati e anche dello stesso Bitcoin. La cosa interessante è che tutto il mercato in generale è in denaro, come si dice tecnicamente, cioè vuol dire ci sono dei flussi interessanti dal punto di vista appunto di acquisizione di Bitcoin, che quindi ha favorito evidentemente il prezzo. Come vedete stamattina, proprio a partire dall'apertura della giornata, a mezzanotte di questo qua è partito dai 59.386, era lì sempre sulla punta dei 60.000, poi ha fatto una bella candelona verde, come vedete, e siamo arrivati addirittura, eccolo qui, sopra i 60.600. Poi ha fatto un'ulteriore correzione, poi è ripartito per arrivare a 61.372, più o meno 350. Adesso ovviamente sta ritracciando, come è normale, come vedete i grafici sono un susseguirsi di candele rosse e candele verdi. Chiaramente ogni volta, ogni giorno ha una sua storia e quindi di riflesso c'è questo tipo di andamento che può cambiare anche nel corso della giornata. Vedremo nel pomeriggio se è confermato questo strappo, diciamo fra virgolette positivo, riprendendo un po', diciamo sempre il trend di medio e lungo periodo che rimane saldamente rialzista, e la percentuale di variazione, come potete vedere, in questo momento è del 3,56%, direi è assolutamente bene. E per finire andiamo a dare un'occhiata anche a quello che è, diciamo, il mercato in generale delle criptovalute. Eccolo qui, con degli indici interessanti e importanti anche per fare una comparazione di Bitcoin rispetto alle altre criptovalute. Come potete vedere, siamo in una fase comunque neutrale. Diciamo che dopo la spinta che c'è stato nelle settimane scorse siamo tornati sotto quota 50 neutrale e sicuramente può essere l'inizio di un nuovo periodo di rialzo. E siamo a 1.200 miliardi di capitalizzazione, ecco in questo momento, a livello settimanale comunque Bitcoin è salito di circa il 3%, quindi è un segnale positivo, come vedete 60.798, 60.800 circa. Sono stati emessi finora 19.742.465 bitcoin su 21 milioni previsti, di cui verosimilmente l'ultimo sarà coniato, come si può dire in termine così tecnico, minato più che coniato, nel 2140. Quindi mi augurerei di esserci, ma ho poca speranza di potervi testimoniare che appunto accadrà proprio in quell'anno particolare. Il volume siamo intorno ai 29 miliardi di coso rispetto ai 12 miliardi di Ethereum, che è la numero 2. Solana continua naturalmente a mantenersi saldamente sopra i 140 dollari e continua comunque ad essere molto solida da questo punto di vista. Per finire questo tipo di analisi, andiamo a vedere un altro tipo di
così visione di quello che è il mercato cripto nel suo insieme, partendo dalla giornata di oggi. Come vedete, queste bolle danno il senso della cosa, e sono tornate le famose meme coin, quindi BIF a più 15%, Pepe, eccola qua, l'altra, Flocky, Bonk, eccola qui. Questa è a livello giornaliero, cioè nelle ultime 24 ore. Se spostiamo la nostra osservazione a livello settimanale, ecco che Aave è un'azienda interessante che si occupa di prestiti digitali, sia flash che di medio-lungo periodo. Diciamo, è un'azienda molto interessante nell'ambito digitale. Binance è veramente sempre molto acquistato, Binance Coin, perché ovviamente favorisce questo tipo di mercato, essendo il più grande exchange del mondo, e soprattutto ne consegue che i profitti attraverso le commissioni sono decisamente interessanti. Vediamo, spostiamo di nuovo il mese, ecco che riappare questo mese, diciamo, particolarmente negativo in generale, però con delle eccezioni assolutamente contro tendenza. Rivediamo di nuovo Aave, HNT più 66 e Zecca addirittura 42, con tutto il resto che è decisamente in negativo. Ma questo direi che è la cosa più importante. L'osservazione a un anno, 12 mesi, e chiaramente con i dovuti distinguo. Questo Bonk, che con questa percentuale è semplicemente mostruosa, non è altro che una meme coin, quindi è una società comunque non molto capitalizzata rispetto alla maggior parte, anche se comunque fa parte delle prime 50 o 100. E Solana, come vedete, saldamente, addirittura ci avviciniamo intorno ai 6 volte negli ultimi 10 mesi. Pepe, l'altra coin, CAS, che aveva dato soddisfazioni negli anni passati, come potete vedere nei miei video, Flocky più 172, Tau, eccetera, però abbiamo anche, ecco, diciamo, l'osservazione più tecnica, che è questa qui, che è anche sulla mia pagina del sito dedicato alle criptovalute. Il Bitcoin ha comunque negli ultimi 12 mesi guadagnato un 133% rispetto al prezzo di 12 mesi esattamente fa, del 20 agosto del 2023. Ethereum meno della metà, Binance è più 169, vedete che è ben posizionato, chiaramente Solana. E poi a scendere, ecco, vedete, Toncoin, anche questa si è comportata molto, ma molto bene. Tutti, vedete, Avalanche più 111, 71, è tutto un segno molto positivo, salvo qualche eccezione che può essere USDC, che è una stablecoin, quindi che non fa testo. Questa DAI a meno 0,1, che è estremamente contenuto, meno 21 Polygon, Matic, più 615, come vedete, Pepe, più 2,94 Caspa, che abbiamo visto prima, e adesso andiamo a vedere, scorrendo, dove che si posiziona. Eccola qui, Bonk, siamo al 55esimo posto, diciamo, di capitalizzazione, e siamo a 1,29 miliardi di capitalizzazione, che comunque non è male, e la percentuale è semplicemente molto beato chi, voglio dire, ha avuto il coraggio di acquistarlo, che magari ce l'ha in portafoglio e che magari verosimilmente l'ha anche monetizzato in parte, perché ritengo che a questo punto valga la pena sempre fare l'azione prudente di tirarne via almeno un 20-30% e consolidare un risultato che direi assolutamente eccellente, a dir poco, perché non ho, voilà. Poi vedete anche questa Jasmine Coin, assolutamente non conosco, perché possibile conoscerle tutte. Ed ecco qui Mantra, 4514, sono quelle cripto che ovviamente hanno un'importanza veramente minore e prettamente speculativi, quindi un contenuto di rischio decisamente alto. Non mi resta ovviamente che salutarvi e ringraziarvi del fatto che mi seguite. Mi auguro che questi dati possano essere interessanti per voi. Organizzo corsi ovviamente di vario genere, dai corsi base a coloro che non sono esperti o comunque si approcciano per la prima volta a questo mondo, a persone ovviamente più organizzate, più acculturate, e che vogliono dei corsi specifici anche di trading piuttosto che di conoscenza su tutte le possibilità di crescita in questo straordinario mondo.
Ringrazio nuovamente e vi auguro una buona giornata da Valerio Rossi di VR Finanza Smart Education School. A presto.